vorrei parlare proprio del suo libro, diciamo quindi la variante DC, storia di un partito che non c'è più e di uno che non c'è ancora, DC ovviamente Democrazia Cristiana. Allora, ci può un po' parlare, narrare, dire, darci qualche chicca del suo libro e perché l'ha scritto e che cosa vuole trasmettere attraverso le sue parole? Ma l'ho scritto perché me l'ha chiesto l'editore e tutto sommato aveva ragione ad esigere un testo che colmasse un vuoto storiografico, perché c'è tanta storia della Democrazia Cristiana, anche perché la storia della DC è la storia di questo paese, è storia italiana, ma non c'era un testo che raccontasse la storia della fine della Democrazia Cristiana, ossia di quel gesto politico che Mino Martinazzoli ha compiuto nel 1993 di sciogliere la Democrazia Cristiana rinominandola Partito Popolare, e tutto il resto poi è venuto fino ai giorni d'oggi: le scissioni, i cespugli, i democristi di destra e quelli di sinistra, i popolari e i cristiano-democratici, fino ai giorni nostri, nei quali assistiamo a una sorta di grande metastasi in senso positivo dei valori democristiani, perché se un tempo eravamo considerati il male, oggi è un male che si è metastatizzato, perché in tutti i partiti si parla democristiano, si pensa democristiano. Il Partito Democratico che dovrebbe guidare la sinistra è guidato dai democristiani, al governo, nel partito, nelle istituzioni, al Quirinale. A destra ce ne sono di meno in vetrina e di più nelle retrovie, perché i sindaci, i presidenti di provincia, gli assessori, la classe dirigente diffusa di questo paese viene dalla Democrazia Cristiana. Il libro racconta questo: la fine e la resurrezione a nuova vita dei democristiani. Molto interessante, molto interessante. Quindi consigliamo il suo libro. Onorevole Rotondi.